Vuoi poter scegliere senza preoccuparti del prezzo? Abbiamo la soluzione che fa per te. Miscomode ti offre tutto ciò che cerchi, dalla taglia 44 alla 54 a prezzi imbattibili. I prezzi sono da far girare la testa, perché da Miscomode parte tutto da 5, 10 e 15 euro. Da oggi quindi non puoi sbagliare, sai dove andare ad acquistare. Miscomode, dalla taglia 44 alla 54, in via Cellini a Portici. Colore, glamour e convenienza, tutto questo è Paola Morris. Puoi trovare capi di qualità e tendenza a prezzi anticrisi. Da Paola Morris infatti i prezzi partono da 5, 7 e 9 euro. Imperdibile sconto poi del 30% su tutta la collezione. Dove trovare Paola Morris? In via Cellini a Portici. Cosa aspetti? Corri da Paola Morris. E noi come sempre siamo pronti per iniziare il nostro cammino. Dopo la sigla rientriamo qui per Portici Magazine. Amici, ben rientrati in studio. Ricordiamo, per mettersi in contatto con noi, Portici Magazine, @libero.it, oppure scriveteci sulla nostra pagina Facebook digitando semplicemente Canale Portici. E dopo la frase consueta detta per inciso, proprio perfetta, come fatto dal primissimo giorno di Portici Magazine, iniziamo il nostro percorso. Parliamo di cronaca e parliamo di pensioni. Ancora un grosso punto di domanda su un'altra vicenda, questa volta raccontataci da Elisa Somma. I want to ride my... 108.000 euro in 14 anni. Questo è il bilancio della truffa che un uomo porticese di 62 anni avrebbe attuato prelevando la pensione della madre morta per 14 lunghi anni. Gli agenti della municipale avrebbero inoltre appurato che in realtà l'uomo non era più residente alla città gallareggia, ma domiciliato a San Giorgio a Cremano, e che dal 1999 si recava mensilmente e puntualmente in un ufficio postale di Portici per prelevare la pensione intestata alla madre. Un fatto increscioso che ha portato all'arresto dell'uomo, ora in carcere per aver incassato un totale di 108.000 euro, grazie proprio ad una falsa delega firmata dalla madre defunta, dove sarebbe stato autocertificato che l'uomo era abilitato al ritiro stesso della pensione mensile. L'uomo, di 62 anni, è stato scoperto dalle forze dell'ordine ed arrestato dagli agenti della municipale, che lo hanno appunto atteso all'uscita dell'ufficio postale mentre sarebbe stato intento a ritirare la pensione della madre defunta. L'accusa è dunque di truffa aggravata e falso ai danni dell'istituto di previdenza. Su queste basi, infatti, il giudice per le indagini preliminari aveva disposto un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari. Ma l'uomo è finito invece in carcere, perché, come se non bastasse, poi i militari dell'arma, durante una perquisizione a casa del 62enne, hanno anche ritrovato armi senza regolare permesso. Si tratterebbe di un fucile calibro 9 con caricatore e un fucile ad aria compressa che l'anziano signore deteneva nella propria abitazione, appunto, senza regolare permesso di porto d'armi. È per questo che l'uomo, invece che ai domiciliari, è stato condotto direttamente in carcere. L'accusa che pende sulla sua testa, quindi, non è soltanto truffa aggravata e falso ai danni dell'istituto di previdenza, ma si aggiunge a questa anche l'accusa di detenzione illegale di armi. Al momento l'uomo di 62 anni è stato condotto quindi nel carcere di Poggio Reale, mentre l'indagine sulle armi ritrovate nella sua abitazione è tuttora in corso, allo scopo di capire quale uso ne abbia fatto in questi anni e soprattutto
ancora tutto per meglio far luce su una vicenda che inizialmente si prospettava come un chiaro segno di truffa alla previdenza ed invece potrebbe trattarsi di qualcosa di molto più importante. Saranno di certo le forze dell'ordine e la legge a giudicare e punire nel giusto modo qualora fosse necessario. Difatti, però, secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, l'intera somma rubata in questi anni dal 62enne all'INPS per un valore totale di 108.000 euro sarà restituita in toto. Riflettori ancora puntati su Villa Le Beffe, oramai sono tanti anni che se ne parla ed oramai sono tanti anni che la villa pare venga continuamente svalutata. Il prossimo mese una nuova asta e pare ancora un nuovo ribasso. Sentiamo. Villa El Bef, vetrina per le allodole della criminalità organizzata? Forse sì, forse no. La villa verrà messa all'asta il prossimo 29 marzo per poco più di 4 milioni di euro. Praticamente una cifra irrisoria per la più antica villa vesuviana. Perché? Già lo scorso aprile la stessa fu messa all'asta per una cifra pari a 7 milioni e 130 mila euro. Ma l'asta non andò a buon fine, stessa sorte per il tentativo di vendita del successivo novembre, il cui importo scese a circa 5 milioni e mezzo. Ulteriore svalutazione per il prossimo marzo, che stando alle considerazioni di alcuni preoccupati per la sorte che lo stabile potrebbe comportare l'acquisto dato il valore da parte di esponenti della Camorra. La villa, attualmente in stato di completo abbandono e obiettivo di atti vandalici in parte sommersa dalle acque, necessiterebbe di una serie di lavori di manutenzione che chiaramente implicherebbero l'impegno di ingenti somme di denaro. È pur vero questo, ma a disarmare è un forte disinteresse dell'imprenditoria, non soltanto locale, perché acquistare Villa El Bef non sarebbe di interesse prettamente territoriale, ma potrebbe essere fonte attrattiva dell'intero Interland vesuviano e dell'intera regione Campania, come del resto di interesse regionale è divenuto il porto del Granatello in materia di movida subito dopo parte della sua riqualificazione. Difficile da gestire la questione della villa settecentesca anche per la mancata presenza attualmente di un insediamento politico ben definito, oltre che per la crisi che attanaglia l'intera penisola e non soltanto Portici. Insomma, tra la preoccupazione dell'intervento della mala organizzata e delle mancate figure politiche, Villa El Bef resta ancora il tallone di Achille della città che la reggia. Ma chissà, all'ultimo minuto potrebbero anche ribaltarsi le sorti. Ovviamente ciò che ha fatto tremare letteralmente l'Italia è stato l'annuncio fatto da Papa Benedetto XVI del suo abbandono della Chiesa. Noi chiaramente abbiamo voluto anche dare voce alla nostra città, proprio ai nostri concittadini, per vedere loro cosa ne pensano, se ritengono un atto opportuno oppure un atto che non è stato poi tanto opportuno. Aspettava le dimissioni del Papa? No, è stato un gesto abbastanza inatteso, probabilmente legato ad una grave sofferenza, però credo che lui la stesse meditando già da diversi mesi. Non penso che sia stata una decisione improvvisa per lui. Secondo lei il momento difficile che sta attraversando la Chiesa riflette quello proprio, il momento difficile proprio della nostra società? Certo, perché anche lì la corruzione la fa da grande, basti pensare a tutto lo scandalo dello IOR, di cui forse noi tante cose non sappiamo, ma comunque sembra che sia una banca dove sia molto facile depositare soldi senza dare spiegazioni, e questo non è un bel esempio per quanto concerne la Chiesa, che dovrebbe essere
ispirare dei sentimenti di fiducia, di cristianità e di trasparenza. Come dovrebbe essere il nuovo Papa? Parliamo di nazionalità, età più o meno? Guardi, io credo che per un organismo complesso e per i tempi che stiamo vivendo, la prima cosa non deve essere molto anziano. Dovrebbe essere un'età compresa tra i 50 e i 60 anni per poter cercare di dare una sferzata e di mettere un po' d'ordine nella Chiesa. Le dimissioni del Papa, no, sono inaspettate. Secondo lei a cosa è dovuto? Questo non lo so, sicuramente è stata una scelta difficile e coraggiosa da parte del Papa. Può riflettere il momento difficile della nostra società, anche quello, il momento difficile della Chiesa? Può darsi, però io penso che, come ha detto il Papa, lui vuole che noi preghiamo per lui e questo dovremmo fare, pregare specialmente per lui e per questo momento che lui sta vivendo, che comunque, ripeto, è stata una scelta molto difficile. Per un giovane come è stato colto da questo? No, sinceramente non mi aspettavo questo, anche perché non anche se è nelle regole, non prevedevo una cosa del genere, comunque, che è la prima volta comunque, penso, no? Quindi non prevedevo questo. No, non mi aspettavo una cosa del genere, ma comunque stiamo a vedere cosa succede. Secondo lei il momento difficile della Chiesa riflette il momento difficile che sta attraversando proprio la nostra società? Penso di sì, molto proprio sì, penso di sì. Onestamente non me l'aspettavo, è una cosa che non è mai successa. E mi è dispiaciuto, è come se un genitore potesse rinnegare un figlio, come mi sono sentita in questo modo. Da cosa può essere dipeso? Questo non lo so. No, me lo sto ancora domandando. Spero non ci siano giochi politici, che sarebbe una delusione, perché visto che mia figlia sta facendo il cammino della comunione, quindi mi sento ultimamente un po' vicina alla Chiesa e i preti predicano tanto e poi ci si aspetta cose diverse, cioè capitano cose diverse e mi dispiace questo. Andiamo in pubblicità, poi rientriamo in studio per la seconda parte. Restate con noi. Colore, glamour e convenienza, tutto questo è Paola Morris. Puoi trovare capi di qualità e tendenza a prezzi anticrisi. Da Paola Morris infatti i prezzi partono da 5, 7 e 9 euro. Imperdibile sconto poi del 30% su tutta la collezione. Dove trovare Paola Morris? In via Cellini a Portici. Cosa aspetti? Corri da Paola Morris. Scegliere senza preoccuparti del prezzo? Abbiamo la soluzione che fa per te. Mi Scomode ti offre tutto ciò che cerchi, dalla taglia 44 alla 54 a prezzi imbattibili. I prezzi sono da far girare la testa, perché da Mi Scomode parte tutto da 5, 10 e 15 euro. Da oggi quindi non puoi sbagliare, sai dove andare ad acquistare. Mi Scomode, dalla taglia 44 alla 54, in via Cellini a Portici.
tutti voi ben rientrati in studio. Vi ricordo ancora la nostra mail per scriverci in tanti, porticimagazine@libro.it. Ma vi voglio sottolineare ancora di scriverci in tanti, come ripeto oramai da sempre, già fate in moltissimi sulla nostra pagina Facebook, perché proprio Facebook è il contatto diretto con noi per dirci le vostre esigenze, per porci dei problemi, se possiamo risolviamo. I Billion Rising, e questo è il titolo della manifestazione che si è tenuta in tutte le piazze del mondo per combattere almeno moralmente la violenza sulle donne. Oramai proprio qualche giorno fa si è verificato un altro atto di violenza, quello di Pistorius a carico a danno della sua fidanzata, che ha subito 4 colpi di pistola. Ma questa è una parentesi, perché sono tanti gli episodi di violenza. Ecco, proprio a Piazza San Pasquale, come annunciamo anche nella scorsa puntata di Portici Magazine, si è tenuto poi il raduno di tutte le donne porticesi, il V-Day, il V come dicevamo anche nel servizio, il V come Valentino, proprio il nome del giorno dedicato a questo fantomatico amore, spesso e volentieri purtroppo un amore malato. Tante sono state le donne che hanno presenziato, che hanno ballato, donne, ma la cosa bella è che ci sono stati anche tanti uomini. Siamo qui a Piazza San Pasquale, oggi è il 14 febbraio e vogliamo celebrare il V-Day, V-Day, V come Vittoria, Vagina, Valentino. Siamo qui per effettuare il flash mob che vedrà in contemporanea 1 miliardo di donne in tutto il mondo per combattere contro la violenza. Perché lei è qui stasera? Sono qui perché sono una donna e quindi il problema della violenza sulle donne mi appartiene come genere. Oltretutto è diventato un fenomeno davvero grave, non c'è più alcuna comunicazione evidentemente fra uomini e donne, e forse un fenomeno sociale, comunque qualcosa di davvero terribile. Per San Valentino, ma soprattutto per essere vicino alle donne maltrattate, quindi la violenza sulle donne è un gesto simbolico proprio per essere vicino e per porre fine a determinati comportamenti. Riguarda tutte le donne del mondo che sono vessate dagli uomini, sono sempre di più bistrattate e vengono pressate, insomma. Lei pensa che anche qui in Italia il problema della violenza sulle donne sia un problema importante? Io penso che in Italia sia gravissimo, e del resto tutti i giorni leggiamo, anche oggi c'è questa storia dolorosissima. E poi noi qui a Portici siamo stati toccati 2 volte molto da vicino. Per me proprio oggi era doveroso essere qui, perché ci riguarda tutte e ci riguarda tutte da vicino. Essere qui è doveroso e volevamo che anche Portici potesse dare un contributo a quello che è un evento internazionale. Mondiale. E quindi volevamo essere vicini alle donne dell'Afghanistan, dell'India, della Cina, degli Stati Uniti, dell'Africa, perché tutte insieme siamo qui e siamo contro la violenza sulle donne. Ci
è giunta una mail qualche giorno fa dai volontari dell'Ordine dei Cavalieri di Malta ad Honorem. È stata dedicata proprio la medaglia dell'Ordine dei Cavalieri di Malta ad un porticese, a un professore della facoltà Federico II e di una facoltà finlandese. Noi siamo andati lì nel suo studio ad intervistarlo e a farci spiegare anche di cosa si tratta e di cosa si occupano l'Ordine dei Cavalieri di Malta ad Honorem. Conosciamolo. Ciro Romano, lei ha ricevuto un'onorificenza molto importante dall'Ordine dei Cavalieri di Malta, però spieghiamo innanzitutto di cosa si tratta, anche per far capire alle persone che ci seguono, ecco, un po' di cosa si tratta, perché non tutti sono a conoscenza. Innanzitutto buonasera a tutti. I Cavalieri di Malta d'Onorem in questo caso sono un'istituzione di circa 500 anni, quindi da una lunga tradizione. Hanno la sede principale, dove il governo dei Cavalieri di Malta d'Onore, a Catanzaro, che è la sede storica, in quanto fu lì che poi il re di Napoli, Carlo di Borbone, fissò definitivamente la sede principale, e sono suddivisi in varie delegazioni regionali. La delegazione regionale campana, che è stata ristituita da poco, ha sede istituzionale presso l'Eremo dei Camaldoli, quindi a Napoli, e da qualche mese il governo dei Cavalieri di Malta d'Onore ha inteso nominare me nella persona di delegato regionale della Campania dell'istituzione, dunque una serie di contatti a livello civile e non soprattutto ecclesiastico che mi vedranno molto interessati. Sono un'istituzione pienamente cattolica, di diritto canonico, che si impegna in particolare all'assistenza spirituale e materiale delle persone in stato di bisogno, in stato di difficoltà, oltre a garantire e a patrocinare quelle iniziative di carattere culturale che sono più importanti per lo sviluppo dell'individuo e della collettività. Ecco, lei di cosa si occupa nella vita in modo tale da far un quadro un po' più generale a chi ci ascolta? Mi occupo di materie affini a quelle dei Cavalieri, perché sono uno storico in servizio presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II e anche in Finlandia. Studio in particolare la storia medievale e la storia delle istituzioni politiche, e quindi la conoscenza storica unita a una determinata sensibilità mi hanno portato a questa istituzione dei Cavalieri di Malta, e quindi riesco ad unire in questo caso la missione con la professione. Ecco, l'Ordine dei Cavalieri di Malta d'Onorem è legata, come diciamo poc'anzi, a un profilo cattolico, quindi anche allo Stato Pontificio in questo momento, un attimino in una situazione abbastanza particolare con le dimissioni del Papa. Il suo parere in merito? Possiamo dare vari pareri. Posso iniziare a dare il parere da storico, ed è un parere di carattere di non novità, in quanto la Chiesa ha conosciuto più casi di pontefici che hanno rinunciato al ministero petrino, e quindi non è una novità. È una novità nel senso che da più secoli non avveniva, e quindi è come se ci si ritrovasse in una situazione mai vissuta, ma i documenti ne parlano, quindi affrontarla non è un problema, perché basta aprire gli archivi vaticani e oltre a Celestino V ci sono altri casi che possiamo benissimo affrontare senza grossi problemi. Da rappresentante di un'istituzione, come diceva lei poc'anzi, cattolica, non posso non ammirare la scelta del pontefice, che con grande coraggio ha rinunciato a questa missione, parlavamo prima di missione, a questa missione consapevole dell'inadeguatezza del ruolo che poteva, che la sua persona fisicamente avrebbe, come dire, poi sviluppato, e dunque siamo fiduciosi da credenti, i cavalieri sono tutti credenti, e quindi da credenti siamo fiduciosi che la Chiesa ne uscirà rafforzata, rinnovata, e il Papa uscente sosterrà, ecco, la Chiesa e il Papa, il nuovo Papa, con la preghiera, e noi da credenti faremo quello che possiamo fare come cattolici e praticanti. Tra
tante agognate elezioni, siamo a ridosso della settimana proprio delle elezioni governative, per cui in nome della par condicio noi questa settimana abbiamo voluto intervistare per la nostra rubrica in 5 minuti il commissario prefettizio Pasquale Manzo per fare un po' il punto della situazione che ha trovato venendo qui a governare per questo periodo la nostra Porta. Ci sentiamo. Pasquale Manzo, attuale commissario prefettizio qui a Portici, vogliamo presentarci ai cittadini porticesi per chi non la conosce ancora? Allora, preciso che sono un prefetto della Repubblica, sono andato in pensione circa un anno fa, ho svolto la mia carriera prevalentemente a Napoli, poi dalla nomina a prefetto ho incominciato a girare con sedi prevalentemente in Nord Italia. Ho avuto anche in precedenza altre esperienze di gestioni commissariali, ricordo Castellammare, Battipaglia, Capua, Nola, più altre realtà un po' più piccole. Ecco, però queste, diciamo, sono state le città, quelle che ho citato prima, che hanno una maggiore importanza anche sia per il ruolo che svolgono nell'ambito della Regione Campania, quasi sempre gestioni commissariali nell'ambito della Regione Campania, e anche poi per numero di abitanti, popolazione, Castellammare, Battipaglia, Capua, Nola, insomma sono dei centri di riferimento abbastanza importanti. Ora, qual è stata, dottore, la più impegnativa? Ma è un po' difficile dirlo, anche perché ogni città ha le proprie realtà, le proprie problematiche, certamente riconducibili tutti ad una programmazione della pubblica amministrazione nelle specifiche aree. Ogni città ha i suoi problemi, non si può dire ci sono maggiori o minori problemi in una città piuttosto che in un'altra, però in linea di massima sono sempre realtà impegnative. Eccola qui con il suo massimo impegno lavorativo a Portici. Come ha trovato al suo arrivo la cittadina porticese dal punto di vista amministrativo, dal punto di vista politico, dal punto di vista anche strutturale? Ma io sono prima di tutto ben lieto e felice di amministrare Portici, che è una città che io ho vissuto per tanti motivi, perché essendo napoletano è chiaro che a Portici ci si viene per tutta una serie di motivi. Piazza San Ciro è un po' il fulcro della... quale napoletano non è mai passato per Piazza San Ciro, quale napoletano non ha mai fatto l'asse viario che va da Croce dell'Agno fino a Reggio di Portici? Quindi insomma Portici è un qualche cosa di, è una realtà molto molto vicina a Napoli, insomma, quindi ogni napoletano ovviamente la conosce, l'ha vissuta per qualche verso, per fatti di amicizia familiare o per parentele o per tutta una serie di altri motivi. Quindi Portici la conoscevo anche abbastanza bene. E in questi giorni, in questo periodo in cui svolgo le attività di commissario straordinario, la sto approfondendo meglio in tutte le sue diciamo sfaccettature, e sono comunque, torno a dire, lo confermo, molto lieto di amministrare questa città, che è estremamente interessante e stimolante, una città che ha grandi prospettive. L'importante è portare avanti una programmazione che possa rilanciarla in quelli che sono gli anni 2000. Prima di parlare appunto della programmazione e quello che si dovrà fare in questi mesi prima delle elezioni, volevo dire, ha avuto modo di confrontarsi con l'amministrazione precedente? Certamente, è ovvio, perché io ritengo che la gestione commissariale sia una prosecuzione di un'esperienza amministrativa che è stata posta in essere. Sarebbe assurdo non tenere presente quelli che sono i programmi della precedente o comunque anche delle pregresse amministrazioni. Sono esperienze che vale la pena tesaurizzare e portare avanti, perché la gestione commissariale non deve essere una parentesi, una frattura amministrativa, c'è una continuità amministrativa. L'importante è cercare appunto proprio, l'importante sta proprio in questo, cioè l'azione amministrativa del commissario straordinario non deve essere un momento di pausa o di interruzione, anzi tutte quelle che sono le procedure possono essere, devono essere attentamente portate avanti, seguite e perché no anche velocizzate.
E con questa di Pasquale Manzo io vi saluto, vi ringrazio ancora per essere stati anche questa sera insieme a noi, vi ricordo le vecchie puntate potete consultarle su YouTube come anche le repliche, sotto ogni puntata troverete che ogni mercoledì mattina alle 10, ogni sabato alle 15 ed ogni domenica alle ore 17 Portici Magazine sarà nelle vostre case. Grazie ancora per essere stati insieme a noi, ciao! Questo programma è stato offerto da... Vuoi poter scegliere senza preoccuparti del prezzo? Abbiamo la soluzione che fa per te. Mi Scomode ti offre tutto ciò che cerchi, dalla taglia 44 alla 54 a prezzi imbattibili. I prezzi sono da far girare la testa, perché da Mi Scomode parte tutto da 5, 10 e 15 euro. Da oggi quindi non puoi sbagliare, sai dove andare ad acquistare. Mi Scomode, dalla taglia 44 alla 54, in via Cellini a Portici. Colore, glamour e convenienza, tutto questo è Paola Morris. Puoi trovare capi di qualità e tendenza a prezzi anticrisi. Da Paola Morris infatti i prezzi partono da 5, 7 e 9 euro. Imperdibile sconto poi del 30% su tutta la collezione. Dove trovare Paola Morris? In via Cellini a Portici. Cosa aspetti? Corri da Paola Morris.